Logopedista è una professione sanitaria della riabilitazione, è il terapista che si occupa della comunicazione. Comunicazione intesa come linguaggio verbale, ma anche linguaggio non verbale, inteso come linguaggio iconografico nei casi appunto di non verbalità, dove si utilizza una comunicazione aumentativa, quindi con supporto di immagini, comunicatori, tabelle, display. Il logopedista si occupa anche di tutto quello che è la voce, quindi intesa come fluenza in caso di balbuzie o voce in caso di disfonia. Si occupa poi di tutto quello che è l'apprendimento, quindi lettura, scrittura, calcolo e anche le funzioni esecutive che ci permettono di avere una buona acquisizione dell'apprendimento. Il bambino inizia a sviluppare il linguaggio verbale intorno ai 7-9 mesi, dove compare quella che è chiamata l'allazione, ossia una produzione di suoni con alternanza consonante-vocale, che poi vengono sempre più variegati e diversificati e vengono usati da lui all'inizio come una sorta di gioco verbale, vocale, successivamente vengono rinforzati dall'ambiente, dal genitore come i comunicativi e il bambino impara che tramite questi suoni può comunicare. Emergono anche in questa fascia d'età i primi gesti, quindi il bambino utilizza non solo un canale verbale ma anche un canale gestuale. Successivamente i gesti vengono poi sempre più ridotti in quanto il nostro sistema è un sistema verbale, quindi rinforza più una produzione di tipo verbale e il bambino inizia poi verso i 2 anni ad avere un'esplosione del vocabolario, quindi una maggiore capacità di dire le parole e a seguire questo inizia poi a fare le prime combinazioni. Quindi tipo ciao, mamma, quindi dove assemblo anche un gesto e una parola. All'inizio vengono associati elementi pregnanti di significato, quindi ad esempio soggetto, verbo, successivamente aumentano le produzioni con anche aggettivi, pronomi, articoli e tutti quegli elementi che all'inizio erano meno salienti per la comunicazione. Quello che è anche importante valutare è lo sviluppo della comprensione, in quanto il bambino inizia intorno poi a 1 anno o 2 a comprendere frasi semplici, ma via via comprende frasi sempre più articolate. In questo senso è anche importante l'aspetto più fonologico, quindi che permette al bambino di distinguere i suoni, ad esempio sentire P, sentire B, sentire che sono 2 suoni diversi, perché se io riesco a capire la differenza tra i suoni, a manipolare e rielaborare le sequenze sillabiche che dico, riesco anche ad avere una maggiore capacità poi di leggere e scrivere. Questo è un prerequisito che poi mi servirà per la lettoscrittura. Quello che può essere un campanello di allarme è il fatto che il bambino non sviluppi le tappe evolutive che dovrebbe. Quindi, ad esempio, bisogna considerare che il bambino dovrebbe avere un iniziale contatto visivo, quindi controllare che il bambino abbia comunque un inizio di relazione, anche se non verbale, quindi guardare la persona e usi anche lo sguardo come comunicazione. Quindi, ad esempio, si parla di una triangolazione, io guardo la palla, guardo la mamma, sia per dire dammi la palla, sia per dire oh, guarda che bella la palla, quindi valutare che ci sia questo iniziale contatto relazionale, valutare che si sviluppi la comprensione, nel senso che il disturbo di linguaggio può essere anche non solo in produzione ma anche in quello che è la comprensione, quindi che il bambino impari a comprendere e inizi a decodificare le frasi semplici all'inizio ma poi via via sempre più complesse. Alcuni bambini hanno una produzione di parole più postuma, altri più precoce, però è importante comunque considerare che il bambino dovrebbe poi utilizzare questo canale e iniziare poi a combinare le prime parole, quindi valutare che se il bambino ha un lessico molto molto ridotto in una fascia di evoluzione già un po' più avanzata o non inizia le prime combinazioni, potrebbe essere un indice del fatto che può essere utile a fare un approfondimento. Un trattamento che può essere o un trattamento diretto, quindi un intervento che inizia si va avanti, che può essere a cicli, che so, 10 incontri, poi una pausa, altri 10 incontri, oppure più continuativo. In altri casi, se lo sviluppo del bambino è emergente, può essere utile fare un trattamento più indiretto, quindi dare dei consigli ai genitori su quello che può essere utile fare, come giochi, come attività, e poi portare avanti dei follow up in cui il bambino viene visto a controlli per verificare che effettivamente si stia sviluppando in quella che è la maniera più auspicabile.
La lettura è molto importante, soprattutto nella prima fascia del sviluppo, intesa come lettura fatta ovviamente dall'adulto, perché il bambino ancora non è in grado, e ci permette di aiutare il bambino sia nello sviluppo del linguaggio che anche poi in quelle che sono funzioni più esecutive, quindi aumenta i suoi tempi di attenzione su un'attività, lo aiuta poi anche a prepararsi un domani per l'aspetto della scuola. All'inizio sono libri più sensoriali, dove c'è magari giochi più uditivi o manipolatori, successivamente i libri magari diventano libri più visivi con tante immagini, fino poi a libri più articolati dove ci sono strutture narrative più complesse che sviluppano poi più un aspetto discorsivo ad ampio raggio. Noi presso il Centro Leonardo siamo un'equipe multidisciplinare che lavora insieme con psicologi, logopedisti e terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, e questo è proprio un punto di forza del centro, nel senso che ci permette di avere una presa in carico il più possibile globale, che si modella su quelle che sono le esigenze del bambino anche nel tempo. Il logopedista lavora poi in rete anche con altre figure che sono appunto ad esempio il neuropsichiatra piuttosto che il pediatra, il foniatra, l'ortodonzista, il dentista in base alla situazione, anche l'otorino, o altre figure della riabilitazione come appunto anche il fisioterapista o il terapista occupazionale, dipende molto dalle situazioni. Un altro aspetto molto importante è il lavoro con i pedagogisti e la scuola, per lavorare anche poi in rete con quello che è la struttura scolastica che supporta il bambino.